Ben ritrovati amici lettori. Oggi vi parlo di un classico, torno con una video recensione dove vi ho parlato appunto di Masterpiece e parlo invece di Canne al vento di Grazia Deledda. Faccio una breve parentesi per ricordarvi comunque Masterpiece, che è un libro che sta per essere terminato, che è un libro a 20 mani, che mi vede come coautrice insieme appunto ad altre 9 persone, che sono tutte comunque ovviamente nominativamente indicate con tanto di foto nel video dedicato appunto alla recensione di Masterpiece, al quale vi rimando eventualmente se avete curiosità di vederlo. E invece oggi parliamo appunto di Canne al vento. Canne al vento è un libro che è ambientato ovviamente nell'isola di appartenenza di Grazia Deledda, che è la Sardegna, quindi non è la mia isola, però fra isolani diciamo che ci si intende. Ed è un libro che si sì, ovviamente ambientato all'epoca in cui Grazia Deledda scriveva, cioè 1900, questo libro è del 1913, quindi ambientato comunque all'inizio del Novecento chiaramente, e quindi ci permette di vedere una Sardegna diciamo in equilibrio tra quella che appunto erano le tradizioni, feste patronali, la vita dei piccoli paesini di quell'epoca. I paesini rurali e invece quello che era il progresso, comunque stava avanzando, il progresso industriale, insomma, eccetera. E soprattutto ovviamente il libro si incentra sulla storia di una famiglia appunto nobile, di una famiglia per bene, che diciamo è quella di la famiglia Pintor. Insomma, quindi parla appunto di questa famiglia dove c'è un padre, un padrone, potremmo dire, che insomma, costringe, pratica le, no, costringe, insomma, come era insomma in quell'epoca, comunque un padre padrone, quindi veglia sulla famiglia, sulle figlie, solo figlie femmine, che ovviamente vivono la loro vita dentro casa, facendo le faccende domestiche, fin quando appunto la terza delle sue figlie, Lia, decide di ribellarsi a questo ordine delle cose che sembra già prestabilito. E va nel continente, va a Civitavecchia, quindi fugge, e si sposa a Civitavecchia, dove appunto avrà un figlio, che insomma, poi però lei morirà, per cui insomma la storia, ecco, comincia con questo antefatto, anzi comincia veramente con il ritorno del figlio appunto da Civitavecchia in Sardegna, nella famiglia della madre, dove ci sono appunto ancora le sorelle della madre, che sono tutte diciamo zitelle praticamente, e insomma, ed è questa sorta di ritorno alle origini, che poi scatenerà tutto un insieme di avvenimenti, anche diciamo, il ritorno o comunque la conoscenza che le zie faranno appunto con questo nipote, con questo ragazzo, porterà comunque anche un'ventata di freschezza e di ottimismo, soprattutto appunto in questa famiglia che ormai era quasi rassegnata, insomma, alla vita che faceva, insomma. Quindi non mi dilungo oltre appunto alla spiegazione del libro, perché ovviamente a questo punto dovete leggerlo. Quindi vi esorto oggi tutti alla lettura di Canne al vento di Grazia Deledda, e noi ci vediamo presto con la prossima recensione. Ciao a tutti.